Buon pomeriggio a tutti, buon sabato mattina, anzi, scusate. Ecco, ho deciso di ripetere il meme test di ieri sera del video che ho caricato, solo questa parte, perché mi sono accorto che è venuto un po' troppo sovraesposto. Adesso ho messo un'inquadratura un po' diversa, ho spento il faretto che forse disturbava, non ho zoomato ma ho avvicinato la camera. Ecco, vediamo se si riesce a vedere meglio. Ecco qua, lì sotto c'è sempre l'Amiga 600 con lettore di Laserdisc che avete visto ieri, e adesso avvieremo il test della memoria, in questo caso chip. Ecco, un test che ho scaricato da Aminet, che in realtà si chiama Memcheck, e lo potete trovare su Aminet, è l'1.2, la release, come vedete. E io ho fatto uno script che si chiama Mentest e richiama Mencheck sostanzialmente, però lo avvia da Workbench, così, scusate, in una finestra di Iconix, alla quale ho cambiato il titolo. Poi vi faccio vedere dai tooltype come si fa, attraverso i tooltype, come si fa a settare la finestra. Sembra che si veda meglio, eh? È meno sovraesposto, meno blu, è un po' più azzurrino. Ok, sta eseguendo il test con i vari segmenti, i vari pattern, come vedevate, 00, 55, adesso tutti A, nell'indirizzo di memoria chip, perché ovviamente questo Amiga 600 ho espanso, come avete visto nel video precedente, la memoria chip dalla botola interna che c'è. Ecco, non c'è possibilità di espandere FAS da quella botola, anzi ne approfitto di chiedere se qualcuno di voi ha da vendermi una card PCMCIA RAM da 1-2 mega da inserire nello slot PCMCIA per espandere la memoria FAST almeno di un paio, 1-2 mega, per più che altro compatibilità verso alcuni giochi che hanno bisogno per forza di memoria fast, e quindi sul 600 hanno problemi a funzionare. Adesso diciamo che mi adatto così perché lo userò soprattutto per Dragon Slayer, però più avanti magari provare qualche gioco sulla Mega 600 mi piacerebbe. So che non è velocissima quella PCNC, ma non voglio elaborarlo troppo l'Amiga 600, diciamo, mi piace tenerlo un po' più originale, ecco. Ok, vedete che sta facendo i test con i valori 0F, 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 quindi prova tutti questi pattern a scrivere e rileggere la memoria, di modo che prova tutti i bit, come si muovono, soprattutto perché questa è una scheda che è stata montata, si vede manualmente, come avete visto nel video precedente, è stata saldata manualmente, per cui potrebbe avere problemi di saldatura. Io l'ho pulita le saldature con l'alcol isopropilico, l'ho verificate con una lente di ingrandimento, sembrano a posto. Oh, ok, adesso sto facendo l'address text per vedere tutti gli indirizzi della memoria. Oh, address è finished, 16 blocchi da tutta la memoria che ha testato, 0 errors appear. Ovviamente vedete fast memory, c'è sotto, non c'è indicato niente perché ovviamente non ha eseguito il test perché non c'è fast. Perfetto, funziona. Comunque, se vedete in alto nella barra si vede che c'è 1 MB 847 liberi. Ah, adesso vi faccio vedere un attimo i tool type. Ecco, approfittiamo. Information. Oh, come vedete, richiama default tool C2 punti con X che fa avviare lo script. Come vedete,
mentre nella finestra dei tooltype c'è questo comando Windows uguale con due punti 100 per 100 barra 50 è la posizione XY nell'angolo in alto a sinistra della finestra, e 450 per 200 è la dimensione della finestra. Poi main test è il titolo della barra, e poi qui ecco non si vede perché, ma lo vedete sotto, ci ho cliccato sopra. Alla fine c'è barra close. Questo c'è la possibilità o meno di far comparire il pulsante di close in alto a sinistra della finestra. Ci sono altre opzioni interessanti che potete trovare o in internet o in un manuale come ho io dell'Amiga, Amiga DOS, che vi faccio vedere, che era assieme all'Amiga 600. Scusate, volevo dire Amiga Workbench, questo è il bel manualone proprio della Commodore, dell'Amiga, dove c'è proprio tutto spiegato. E in un paragrafo, come potete vedere, c'è questa parte personalizzazione della finestra con appunto la sintassi nel tooltype, e vi faccio vedere praticamente le tipologie di opzioni che ci sono. Ma così magari se volete farvi uno screenshot della finestra, ecco. È interessante. Poi si può trovare questi manuali, a me piace averli cartacei perché così me li consulto. Va bene, per il momento è tutto, buon sabato a tutti, ci vediamo tra poco per un altro video riguardante al problema dello swap della memoria, swap del Amiga 1200 Classic con l'OS 4.1 Final Edition Update 2. Buon sabato a tutti.